Anche quest'anno i dati condivisi nel corso della conferenza hanno evidenziato una crescita importante degli OTT. Sì, abbiamo appena visto, diciamo, l'esposizione dei dati. C'è inevitabile incremento da parte degli OTT e ovviamente lasciano, diciamo, sono arrivati quasi all'80% ormai, lasciano questo 20% a tutto il resto del mercato. Questa è una situazione un po' difficile, perché comunque rimane difficile rosicchiare loro dei pezzi di terreno, perché comunque hanno a disposizione risorse abbastanza sconfinate, per cui, diciamo, essendo anche all'interno di un comparto digital dove ci sono sì grosse aziende ma anche realtà più piccole e dinamiche, diventa un po' difficile poi competere, no? Quindi questa cosa sicuramente deve essere all'osservazione un po' delle associazioni, soprattutto Yab credo che abbia costituito un'associazione per comunque vigilare un minimo, no, a questo imperversare di tecnologia estera. Secondo te quindi per, diciamo, riequilibrare questa crescita è necessario uno sforzo di sistema? Sì, assolutamente, è necessario. Più che altro ci troviamo in un mondo in cui più o meno, anche se a livello associativo ci sono delle situazioni in cui alcune aziende si parlano, è un mondo molto frammentato, per cui è difficile ritrovarsi e comunque condividere degli schemi comuni, no? C'è un po', insomma, la percezione che quello che faccio io poi sia un segreto, no? Che vada, no, a rosicchiare parti dell'altro, e quindi, diciamo, diventa difficile comunicare tra aziende. Quindi sicuramente un'azione di sistema è necessaria. E in questo contesto come si sta muovendo 4V Marketplace? 4V Marketplace, come, diciamo, ogni anno si muove facendo un evento, soprattutto un evento di informazione, che è il nostro Publisher Day. Noi attraverso quello cerchiamo di attivare questa tipologia, il sistema, no? Per fare in modo che soprattutto dal punto di vista degli editori ci sia una visione comune di quelle che sono le problematiche del mercato. Per cui lavoreremo sempre di più in questo senso.